Beh, questa è stata una serata di altissima qualità teatrale, come fra l'altro uno spettacolo con temi di grande impegno, anche molto particolari, se vogliamo, e anche con una tecnologia, una multimedialità che sono molto, veramente sempre molto apprezzate. Ci dispiace sempre che il pubblico di fronte a questi grandi drammi teatrali non risponda, diciamo, con la presenza, perché ci piacerebbe invece che queste prose così impegnate fossero condivise da molte persone. Noi abbiamo avuto diversi spettacoli con comici che hanno riempito il teatro e di questo siamo felicissimi. Ci piacerebbe che parimenti, insomma, anche la prosa avesse un riscontro più adeguato, perché veramente questi sono interpreti eccezionali. I temi trattati sono attualissimi, peraltro, anche se anche a volte scabrosi, questo bisogna dirlo, ma del resto appunto l'attualità prevede anche questo, e ci piacerebbe, e oltretutto speriamo sempre che i giovani siano sensibili. Ci dispiace davvero, insomma, che questa è stata un'occasione mancata a nostro avviso. Certamente questo era un dramma che presentava diverse difficoltà. Del resto Fassbinder è un autore ancora poco conosciuto e poco apprezzato, nel senso che è molto difficile entrare anche nella sua visione della vita. Abbiamo apposta però voluto scegliere un dramma di questa portata, proprio perché ci sembra anche, accanto a temi facili, divertenti, in cui si può sorridere, ci sembra opportuno anche avere una, come dire, affrontare temi che sono anche scomodi effettivamente, e quindi abbiamo fatto apposta, in un certo senso, volevamo un po' vedere come il pubblico reagiva. Ci sembra che il pubblico presente abbia comunque gradito, e certamente la levatura degli interpreti è indiscutibile. Ci dispiace proprio perché non abbiamo avuto un riscontro adeguato nelle presenze, non mai nell'apprezzamento, che questo è sempre notevole, insomma. Ovviamente la qualità c'è stata e il pubblico ha gradito, però veramente poca gente, purtroppo. Del resto dobbiamo dire che la prosa sta pagando un po' ovunque a livello nazionale questa scarsa presenza di pubblico, e quindi purtroppo ad Argento, ovviamente essendo una piccola città, insomma, non possiamo non risentirne, ecco, anche altri grandi teatri sentono questa difficoltà.